il comparto ittico sempre più in ginocchio, i pescatori riminesi alle prese col caro gasolio, ma anche con pesanti tensioni interne. Proseguono nei nostri studi le interviste ai candidati a sindaco di Riccione. Questa mattina ospite Claudio Cecchetto. Questa sera su Icaro TV in diretta il confronto tra i candidati a sindaco di Coriano. Sant'Arcangelo presenta il cartellone degli eventi estivi. Si torna ai format del pre-Covid, coinvolte anche le frazioni. Basket, passo falso per RBR in gara 2 con Faenza. Rimini paga un inizio disastroso. La serie di semifinale sull'1-1 ora si sposta sul parquet dei Ravennati. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro TG. È sempre più grave la crisi del comparto della pesca. La causa principale è il caro gasolio, ma ci sono anche delle forti tensioni all'interno della categoria che sono sfociate in alcuni casi in vere e proprie intimidazioni. A lanciare il grido d'allarme il presidente della cooperativa dei lavoratori del mare di Rimini. Intanto anche il sindaco di Rimini si mobilita per chiedere interventi al ministero. Vediamo. Pescherecci fermi, mercato ittico chiuso, un intero comparto in ginocchio. Il mondo della pesca, che già da tempo non godeva ottima salute, ha subito negli ultimi mesi un colpo da KO. A sferrarlo il prezzo del gasolio, ormai triplicato, che ha reso antieconomica l'attività di imbarcazioni che si ritrovano a dover sborsare fino a 2.000 euro per un solo giorno di pesca, oltre poi al personale imbarcato da pagare. Come se non bastasse, in un comparto in stato d'agitazione, sono arrivate anche le intimidazioni a tenere bloccate le barche in porto. È una situazione veramente drammatica. Prima di tutto è il caro gasolio e sta aumentando ancora, quindi per noi questo è impossibile prendere il mare, specialmente tipologie di barche a strascico grandi che hanno molti diversi imbarcati, via, hanno diversi marinai. Noi pagavamo massimo 0,40, 0,30, è arrivato 1,10 euro, 1,15 euro, 1,20 euro. Quindi per noi prendere il mare in queste condizioni è difficile. Poi sono successe tante cose. Noi aderiamo ad un'associazione, Lega Pesca, Confcooperative e ACI Pesca, che è raggruppato in ACI. E queste qui noi seguiamo le sue direttive. Però succede che tutte le volte che partono queste cose, partono specialmente da sud, dalle Marche, hanno più difficoltà, forse loro non sono in cooperativa, perché questi prendono, partono, arrivano nelle marinerie con intimidazioni nemmeno molto simpatiche. I nostri sono tutti a terra. Ieri erano a terra anche quelli della piccola pesca, addirittura i costari. Qui stiamo soffrendo in un modo esagerato, via, non so nemmeno come definire, siamo disperati. A sollecitare risposte anche il sindaco di Rimini Sade Golvad, che insieme ad altri sindaci ha scritto al ministro dell'interno Lamorgese chiedendo interventi urgenti a supporto dei pescatori. Ma non solo, il primo cittadino ricorda infatti anche il ruolo fondamentale della pesca per l'intera filiera del food, ma anche turistica. Siamo all'aggiornamento sulla situazione del coronavirus. In un contesto che anche a livello romagnolo conferma il lento e graduale calo dei contagi, oggi c'è una lieve risalita per quanto riguarda i numeri. Calano comunque i ricoveri. Vediamo. Dopo due giorni tornano sopra quota 100 i contagi in provincia di Rimini. Oggi 110, ieri 75. I nuovi casi in Emilia-Romagna sono 1441, ieri 898, su un totale di 12.600 tamponi. Il dato di oggi comprende anche quello di Parma, non comunicato ieri. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test risale all'11,4%. Bologna ha 294 casi, in Romagna Ravenna ne ha 160. In calo i ricoveri, quelli nelle terapie intensive sono 28, 3 in meno di ieri, Rimini scende da 2 a 1. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 804, rispetto a ieri 34 in meno.
Ci sono purtroppo 8 decessi, nessuno in provincia di Rimini. Le età vanno dai 64 ai 94 anni. Le nuove guarigioni sono 1.593. I casi attivi scendono a 19.115, 160 in meno di ieri. Il report sulla settimana 23-29 maggio registra nel territorio dell'Ausl Romagna 2.583 nuovi casi, rispetto alla settimana precedente 958 in meno, in calo per la sesta settimana consecutiva. I ricoveri scendono da 110 a 103. In provincia di Rimini i nuovi casi sono stati 663 rispetto ai 947 della settimana precedente. I casi attivi sono scesi da 1.352 a 868. In provincia non risulta più nessun contagio in ambito sanitario, né ospedaliero né nelle RSA, dove era uno la settimana precedente. Siamo alla campagna elettorale. I candidati a sindaco di Riccione continuano a essere i protagonisti delle nostre trasmissioni mattutine con tempo reale speciale elezioni. Dopo Daniela Angelini e Stefano Caldari, questa mattina è stata la volta di Claudio Cecchetto, sostenuto da Riccione Civica, dalla lista Cecchetto e da Fratelli di Riccione. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento, dove parla della sua posizione sul tema del Metromare, ma anche del suo sogno nel cassetto per la Perla Verde. Prima di parlarne ho voluto prenderlo, devo dire che da dentro è bello moderno, no? Ho visto finalmente una cosa che mi piace, ho visto anche che ci sono messaggi in lingua inglese, cosa che non vedo a Riccione. Io vorrei vedere un po' più di messaggi in lingua inglese che faccia capire che noi siamo una città internazionale. Secondo me bisognerebbe finire il progetto del Metromare, è lì. È stato fatto, cerchiamo, io lo dissi al mio amico mentre andavamo, hanno perso più tempo a lamentarsi che a pensare a delle soluzioni per abbellirlo. Cioè, cerchiamo delle soluzioni, per esempio a me è venuto in mente, si parla di bosco verticale, io bosco orizzontale, cioè mettiamo un bel bosco, perché in effetti quel cemento lì, però io sono favorevole. E bisognerebbe sentire anche i cittadini. Il sogno nel cassetto è sicuramente l'allungamento della stagione, però il sogno, diciamo, più piccolo, però secondo me potente, è quello di creare il sindaco per un giorno, cioè arrivare a un punto durante la stagione che ogni settimana chiamare un personaggio e farlo diventare sindaco per un giorno. Un personaggio famoso? Famoso, sì, ma quando dico famoso significa anche dello sport. Non so, se avessi un personaggio dello sport, lo faccio sindaco per un giorno e lui mi diventa il testimonial delle eccellenze di Riccione. Nel caso dello sportivo lo porterei immediatamente nel nostro impianto, no? Lo porterei al mare, lo porterei nelle palestre che ci sono sulla spiaggia, poi prenderei, non so, anche un letterato, un giornalista o un cantante. Diventa un pretesto il sindaco per mostrare le eccellenze della città. Questo è il mio sogno. Non lo paghiamo neanche, chiaramente. Non lo paghiamo. Ci terrei che qualcuno, Claudio, mi fai fare il sindaco per un giorno? Questo deve essere il risultato, cioè che diventi nel curriculum, uno dice ho fatto questo disco, ho fatto questo, ho visto questo campionato e sono stato sindaco per un giorno. E venerdì alle 10, per quanto riguarda appunto le trasmissioni di Tempo Reale Speciale Elezioni su Icaro TV e Radio Icaro, sarà ospite Stefania Sinicropi, candidato a sindaco per il 3V. Questa sera invece su Icaro TV, in diretta dalle 21 dal Teatro Corte, verso il confronto fra i candidati a sindaco di Coriano, il faccia a faccia
tra Oreste Godi di Coriano Sinistra Unita, Cristian Paolucci di Coriano Futura e Gianluca Ugolini di Progetto Comune. Stesse domande e stesso tempo di risposta per ognuno dei candidati nel pieno rispetto della par condicio. Sarà possibile seguire la diretta anche sulla nostra piattaforma Icaro Play e sulla pagina Facebook Tempo Reale. Conducono Simona Mulazzani e Andrea Polazzi. Apre i battenti domani alla Fiera di Rimini la 16ª edizione di Rimini Wellness, che fino a domenica proporrà sport e benessere nel quartiere fieristico e non solo. Per il pubblico le porte dei 20 padiglioni domani si aprono alle 9.30, l'inaugurazione ufficiale poi in programma alle 14.30. Tra gli ospiti Francesca Lollo Brigida, campionessa mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio e plurimedagliata alle Olimpiadi invernali, e Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica di nuoto. Il programma propone tra l'altro 1500 ore di lezione di varie discipline e 60 tra seminari e convegni. Sant'Arcangelo ha presentato il calendario degli eventi estivi, un format che torna ormai alle modalità del pre-pandemia. Vediamo. Per l'estate di Sant'Arcangelo, gli eventi allo Sferisterio, il festival I Luoghi dell'Anima dedicato a Tonino Guerra, Sant'Arcangelo per i bimbi, il Not Film Fest, il progetto Frequenze Offline tra musica e fotografia, il Sant'Arcangelo Festival con tutti i suoi eventi, il programma Frazioncine con film ed iniziative nelle frazioni, e a questo si aggiungono le iniziative di Estate Viva, Santa Piada, le Shopping Night, i mercatini artigiani, quelli dei bambini, Sant'Arcangelato, l'evento Balla con le scuole di ballo locali e dal 4 al 6 agosto Calici Sant'Arcangelo, un cartellone con diverse firme, amministrazione comunale, Proloco, Fondazione Cultura e l'Associazione di Commercianti Città Viva. Avviciniamo, diciamo, un po' tutto il territorio e proponiamo tutto il territorio, oserei dire come una vetrina. Ecco, quest'anno l'opportunità di essere usciti da un periodo estremamente difficile, Sant'Arcangelo poi non è solo estate ma è tutto l'anno, è la capacità di organizzare molte iniziative diversificando i temi e gli aspetti in tutte le sue parti. Dopo due anni di pandemia, francamente ci aspettiamo di poter finalmente riportare molta gente in centro, quindi abbiamo programmato un anno dove abbiamo cercato di portare eventi che siano il più possibile coinvolgenti, aperti a tutti e che possa comunque portare anche valore e qualità al centro commerciale naturale di Sant'Arcangelo. Partiamo adesso appunto infatti con Santa Piada, che è un evento folcloristico, comunque una festa romagnola, per proseguire poi con Sant'Arcangelato e soprattutto l'evento più importante dell'estate, che sarà il 5-6 agosto, Calici di Stelle, quindi comunque eventi che puntano a riportare appunto e animare il paese. Gli ha riaperto i battenti oggi l'ormai storico parco acquatico della Riviera, Aquafan. In un clima ormai estivo sono arrivati i primi visitatori. Ascoltiamo la voce dell'amministratore del parco e anche dei due quattordicenni di San Clemente che questa mattina alle 10 sono stati i primi a varcare i cancelli. Da quando siamo piccoli che veniamo all'Aquafan ed è molto divertente, ci divertiamo sempre un sacco quando veniamo e quindi abbiamo deciso di venire per primi quest'estate. Tantissima voglia di ripartire, ridonare gioia, felicità e dei momenti di svago per i nostri visitatori. Ritornerà un Aquafan pieno di contenuti, pieno di anche la collaborazione fortissima con Radio DJ Continua, con tutte le sue dirette e con un Aquafan pieno di novità, di iniziative e di animazione. Ed è stata una doccia gelata invece ieri sera per il basket in gara 2 della semifinale playoff di Serie B tra RBR e Faenza. RBR che dopo il successo di domenica lasciava ben sperare per il proseguio della serie, invece ieri sera si è fatta sorprendere dai faentini.
un avvio disastroso per Rimini, che ci mette 7 minuti per trovare la via del canestro, subendo un parziale di 0-9 che poi non riuscirà più a recuperare. Finisce 60-71 per Faenza. La serie sull'1-1 e ora venerdì sera alle 20:30 si gioca sul parquet della Raggi Solaris. Ascoltiamo il dopogara del coach di RBR Mattia Ferrari. Bisogna innanzitutto fare i complimenti a Faenza, che ha giocato una partita come si devono giocare i playoff. È stata in vantaggio praticamente sempre, per cui hanno vinto con grande merito. Da parte nostra abbiamo giocato con un livello di energia bassissimo, pieni di disattenzione, nel secondo tempo un po' coi nervi abbiamo provato a rimetterla in piedi, ma eravamo veramente casuali, non eravamo fluidi, non eravamo quello che bisogna essere per vincere una partita del genere, non siamo stati concreti, per cui ripeto, perdiamo con giusto merito degli avversari. Adesso abbiamo 2 giorni per ricompattarci, sono assolutamente convinto che possiamo andare a prendere almeno una partita a Faenza, dobbiamo assolutamente però aumentare il livello della nostra prestazione. Guarda, ti dico che alla fine del primo quarto nella mia testa pensavo, bah, abbiamo fatto 7 punti, siamo sotto 12-7 è un affare. Se adesso iniziamo a giocare, è che non abbiamo mai iniziato a giocare, ma proprio non abbiamo capito cosa dobbiamo fare, tirare la palla ferma, 800 palleggi, non facevamo mai un ribaltamento di lato, eravamo cioè permettavamo a loro di essere difensivamente molto coesi, molto pronti, anche in post basso ci hanno sempre anticipato, non siamo mai riusciti a fare le cose che invece la prima partita a tratti avevano fatto molto bene. Dobbiamo semplicemente ringraziarle, sono stati straordinari anche oggi, e se dobbiamo avere delle motivazioni, delle extra motivazioni in più per vincere almeno una partita a Faenza, deve essere anche solo per ringraziare i nostri tifosi, che sono stati bravissimi, e mi faccio io carico di questa cosa. Promettiamo loro che perlomeno torneremo a Rimini per giocare a gara 5. Questa sera alle 20:35 su Icaro TV, in onda l'ultima puntata della seconda serie di Cammini, storie a passo lento. Andremo sul cammino di Francesco da Assisi a Greccio, il santuario dove è ambientata la rappresentazione del primo presepe vivente della storia, un cammino che attraversa Toscana, Umbria e Lazio, con uliveti e borghi di collina, passando per Spoleto e poi attraverso la valle del fiume Nera. Vediamo un'anticipazione. Appuntamento con Cammini per questa sera alle 20:35. Tutte le puntate poi sono anche visibili sulla nostra piattaforma video Icaro Play. E vi ricordo ancora una volta, questa sera poi dalle 21 in diretta da Coriano, il confronto tra i candidati a sindaco. Siamo in conclusione, trovate la nostra informazione quotidiana anche sul nostro sito newsrimini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.